Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio parlarvi dei rossetti liquidi di Clio Makeup Shop, i Liquid Love, che io posseggo in 4 tonalità. Queste non sono le nuove uscite, perché so che in questi giorni sono usciti i nuovi rossetti liquidi per la collezione, credo primavera-estate, ma questi si trovavano già nella gamma permanente. In particolare ho, partendo dal basso verso l'alto, Mystic Ruby, che è un rosso freddo. Abbiamo Fair Kiss, che è un rosso con una venatura dorata in superficie. Poi abbiamo Choco Red, che è un rosso cioccolato. E infine il primo che vedete è 1982, che è il colore che indosso in questo momento. 3,6 ml di prodotti per 6 mesi dall'apertura, per un prezzo di circa 13 euro. Allora, come potete vedere dagli swatches, questa è una sola passata di prodotto. Tutti i rossetti, dal più chiaro al più scuro, sono saturi di pigmento, ciò che significa che non è necessario fare più passate, ma che con una sola passata il prodotto è omogeneo sulle labbra. Sono opachi completamente, si asciugano e sono no transfer, non trasferiscono il prodotto. Potete anche dare un bacio, il prodotto non viene trasferito dall'altra parte. La mano è pulita. Essendo opachi totalmente, non transfer, ovviamente con il passare delle ore potete sentirli un po' di più sulle labbra, anche se ci tengo a dire che come formulazione sono abbastanza sottili. Certo, dopo una giornata cominciate a risentirne, però se lo portate per una serata sono molto confortevoli, a differenza di altri rossetti che proprio seccano molto di più e si sentono veramente sulle labbra, come per esempio gli Anastasia Beverly Hills, mi seccano tantissimo. Ho notato che colori diversi hanno durata diversa. Per esempio, questi tre colori, fatta eccezione per Choco Red, su di me hanno una durata molto buona, nel senso che se io mangio e sto quel minimo attenta, riesco a superare tranquillamente i passi senza che il colore vada via eccessivamente o sbordi o sbavi. Mentre Choco Red è l'unico dei quattro che posseggo che invece mi ha fatto un po' di problemi. Sarà perché è un colore molto scuro, perché sappiamo che i colori scuri comunque sono difficilini da gestire. Però anche se io non mangio, un po' sbava negli angoli della bocca e al centro delle labbra tende ad andare via. Io dico sempre, il problema non è che un rossetto liquido vada via, perché mi sembra anche giusto che se qualcuno mangia qualcosa di oleoso il rossetto se ne va, perché non è che è fatto con l'acqua di Lourdes. Però è come un rossetto va via, e Choco Red non sempre va via in maniera omogenea. Non è una cosa che mi ha fatto su di me, ma anche una mia amica, ciao Paola, lo so che stai guardando questo video, anche lei non si è trovata molto bene come durata e diciamo come nel momento in cui il rossetto va via. Devo dire che non me lo fa sempre, è a giorni, qualche volta sì, qualche volta no, però non è un rossetto che mi fa sentire sicura. Cosa dire? Li ricomprerei questi rossetti? Nì, nel senso che non sono i migliori che ho provato. Per me i migliori restano quelli della Maybelline, perché sono più leggeri sulle labbra, sono meno secchi e mi danno la certezza di arrivare fino a sera. Anche lì però non tutte le colorazioni hanno la stessa performance, però alcune di esse mi danno veramente una buona sicurezza. Sono dei rossetti medi, valgono il prezzo che costano, alla fine 13 euro è un prezzo onesto per questi rossetti. Li ricomprerei? Ricomprerei probabilmente solamente due colorazioni, che sono Fair Kiss e 1982, perché oltre a, insomma, ad avere una durata veramente buona, ma sono delle colorazioni molto molto particolari. 1982, ripeto, è quello che indosso, ma Fair Kiss è uno spettacolo. Ogni volta che l'ho indossato c'è stata sempre una persona che mi ha chiesto che cosa indossassi, perché sulle labbra vi fa una venatura dorata sotto quel rosso che è uno spettacolo veramente. Cioè, se dovesse finirmi, veramente questo lo ricomprerei, anche 1982, perché è un colore anche abbastanza, lo vedo passepartout, non è nude, però non è nemmeno un colore molto acceso e su di me lo vedo molto bene. Io a volte, quando non so che mettere, metto questo rossetto e mi piace. Ricomprerei solo queste colorazioni, o quantomeno comprerei se ci fosse una colorazione effettivamente nuova che mi potesse interessare realmente. Vi segnalo però, perché io ho avuto la possibilità di vederle dal vivo, perché c'è stato il Clio Shop, il Clio Makeup Shop, il pop-up a Napoli, che le colorazioni chiare, fate attenzione, perché almeno quei tester, poi non so se era un problema di tester, ma dopo un po' cominciavano a sgretolarsi,
Tra l'altro anche le commesse, le ragazze che stavano lì dentro, che avevano il giossetto da su da un po' di ore, tipo peach nude, quei colori lì, cioè proprio si sgretolavano sulle labbra, quindi confrontatevi sempre con qualcuno che ha comprato il prodotto e che vi possa effettivamente dare un feedback reale. Niente, questa è la mia recensione, spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo alla prossima.